Sì, con lo spellamento delle mani, insomma, è difficile tenere il livello, ma ci provo comunque perché io sono, mi permetto la cosa, incazzata tanto quanto lei. Io, riprendendo la frase della mutazione genetica, qui non abbiamo soltanto le mutazioni genetiche dei pesci, abbiamo anche le mutazioni genetiche dei politici. Mutazioni genetiche dei politici, perché guarda caso, nessuno ci sta mettendo la faccia con il proprio simbolo, siamo solo noi! Ancora non hanno assolutamente neanche il coraggio di dire io sono di questa forza politica, non hanno avuto il coraggio di fare un mea culpa per tutto quello che ci hanno lasciato e oggi pensando che ancora tutti i cittadini siano degli sciocchi, si mettono dietro una lista civica, si contornano di persone apparentemente pulite, delle quali io non voglio dire niente perché probabilmente o sono vittima di ricatti oppure stanno credendo in un progetto senza rendersi conto di quello che hanno attorno. Signori, sono le stesse persone che il giorno dopo, che adesso si stanno mettendo una maschera per dirvi siamo il nuovo, saranno quelli che se riescono a salire al governo di questa città toglieranno la maschera e continueranno a fare gli interessi di chi li ha mandati. Io dietro non ho nessuno, io ho soltanto a fianco tutti i cittadini che in questi anni insieme a me si sono spesi per il territorio, mentre gli altri erano a vergognarsi all'interno delle segreterie, ammesso non concesso che ne avessero una, a rigirarsi i pollici, ad avere non avere neanche il coraggio di guardarvi in faccia e chiedervi scusa. Noi c'eravamo, siamo stati tutte le domeniche e tutti i sabati in mezzo ai cittadini, siamo stati tutte le settimane in riunioni pubbliche ad ascoltarvi, a cercare di risolvere i problemi dei cittadini, a parlare, a cercare di interloquire con i commissari che però ci hanno sistematicamente chiuso la porta in faccia, non dando nessuna spiegazione del loro operato, perché anche loro, organi di governo, hanno preso delle decisioni per noi che ci piangeremo noi, oltre all'aumento delle tasse e le varie gare d'appalto e quant'altro, senza che noi potessimo dire qualche cosa. Noi ci abbiamo provato a chiedere spiegazione delle scelte che sono state fatte a proposito dell'immigrazione, delle scelte che sono state fatte a proposito del servizio idrico, facendo finta di riprenderci l'acqua pubblica per poi dare una consulenza gestionale nuovamente a privati. Noi c'eravamo e gli altri dove erano? Dove erano questi salvatori della patria che oggi si vestono di nuovo? Questi salvatori della patria che sono pronti a non farsi guidare, ci dicono dalle logiche di partito, facciamo le liste civiche perché nessuno ci può condizionare. Ma veramente credono che siamo cretini? Ma veramente? Perché voi perché cosa pensate? Ora io una cosa vi voglio dire ed è quello, richiamando anche quello che ha detto Paola. Loro non sono andati al governo, il Movimento 5 Stelle non va al governo né per arricchirsi né per farsi i propri interessi. Il Movimento 5 Stelle è fatto da cittadini che si sono stancati di lamentarsi a casa di come funziona il sistema, della corruzione che c'è nel sistema e noi ne siamo l'esempio lampante, per metterci la faccia, le proprie risorse, i propri mezzi, perché finora noi abbiamo soltanto da rimettere, non per guadagnarci, per vivere tutti bene insieme, perché come i sacrifici li stanno facendo loro, se si possono chiamare sacrifici, di rinunciare, nonostante potrebbero essere abbagliati da questo agio, da questo lusso dei tappeti rossi, da questi stipendi favolosi, che ricordatevi, il Movimento 5 Stelle vorrebbe abbattere per tutti, ma guarda caso poi sono tutti d'accordo votando no, perché si vogliono tenere i loro privilegi. A noi ci aumentano le tasse e loro si fanno il loro mandato con 15.000 euro al mese e poi si prendono le loro belle pensioni d'oro e ci dicono che sono tutti per noi, anche noi vogliamo fare questa d'Augusta. Io l'ho detto anche quando ho presentato la mia candidatura, i sacrifici qua non li dovete fare solo voi, li dobbiamo fare tutti.
tutti quanti indistintamente, anche noi rinunceremo ad una parte delle nostre indennità, e la cosa bella è che lo faremo dando direttamente l'opportunità a voi di decidere come spendere questi soldi, perché parliamoci chiaramente, in un comune come il nostro, che ancora stiamo giocando a far finta che non c'è il dissesto, ancora si stanno facendo dei ricorsi semplicemente così campati in aria, che infatti sono stati rigettati, a giorni avremo nuovamente la risposta su questo piano di riequilibrio economico che non ha portato da nessuna parte. Dovremmo fare tutti i sacrifici, e se, come dire, anche il nostro sacrificio di mettere qualcosa da parte può servire a dare un servizio al cittadino, noi lo facciamo volentieri, perché se possiamo fare un parco giochi non ci deve andare solo mia figlia, è per tutti i bambini che ci sono ad Augusta. Io non voglio, mi dispiace per tutte le persone che giustamente prive di contenuti, che appartengono alle altre componenti, loro sì, politiche, benché si chiamino liste civiche, e vi dicono non votare il Movimento 5 Stelle, sono tutti soggetti esaltati, sono persone che sono comandate da Grillo e da Casaleggio, e al governo sono saliti, ma perché non hanno fatto il patto con, dov'è Paolo? Perché non avete fatto il patto con Berlusconi? Con Aella, Paola è distratta. Perché non vi siete messi con Bersani? Paola, spiegaglielo tu. Ecco. Ci accusano di questo, ma in realtà, ripeto, noi siamo qui perché vogliamo cambiare questo sistema di corruzione. Signori, non è possibile che ancora oggi, dopo quello che abbiamo passato, che siamo stati 2 anni col naso tappato con i commissari, ci sia ancora qualcuno che si fa prendere in giro con una promessa di un posto di lavoro o di qualsiasi altra cosa. Non funziona, si chiama corruzione elettorale ed è lo stesso reato per il quale l'ex sindaco oggi si trova imputato. Corruzione elettorale, commettono un reato loro offrendovi qualche cosa, e ve lo fanno commettere anche a voi, facendo leva sulla disperazione della fame di lavoro e di denaro che c'è ad Augusta, che attenzione, hanno creato loro. Perché io non voglio dire che sono delinquenti perché spetta alla magistratura, però c'è una cosa, sicuramente hanno amministrato male questa città, perché se no tutto il debito che ci ritroviamo non ce l'avremmo. E allora noi vogliamo salire, ripeto, non per arricchirci, ma per cercare di cominciare a mettere i tasselli giusti per far funzionare questa città. Possono funzionare gli uffici pubblici se c'è una guida che li fa funzionare, e noi vogliamo essere questa guida. Possiamo lavorare bene tutti, e soprattutto non dobbiamo regalare più niente a nessuno, perché gli altri candidati sono qui e no, non mi vergogno a dirlo, e lo voglio dire, e se vogliono possono venire qui a dirmi in faccia stai dicendo una sciocchezza, perché non è così. C'è chi viene messo qui perché si vuole spolpare l'ultima parte che c'è rimasta, l'ultimo osso, che è il porto, mandati da Siracusa per toglierci l'ultimo osso che c'era ad Augusta. Noi ci dobbiamo riprendere questa città, e se voi credete che possiamo farlo e invece di rimanere a casa a lamentarci disillusi, noi siamo la risposta, lo dico con presunzione, siamo la risposta per riprenderci questa città nelle nostre mani. Noi non facciamo raccomandazioni né scambi di voti, c'è anche questo, noi camminiamo da soli e si stanno tutti alleando, facendo finta appunto dietro queste maschere di partiti, di liste civiche, si stanno alleando la destra e la sinistra senza vergogna, pur di combattere noi che vogliamo stare dalla parte dei cittadini. Noi questa battaglia la facciamo da soli come gruppo, ma non siamo soli se voi credete in quello che noi vogliamo fare. Vi prego di credere che noi siamo dalla vostra parte. E soprattutto una promessa io ve la posso fare. Se non riusciamo a salire, noi non le chiudiamo le saracinesche della nostra sede, noi continuiamo a esserci e a sputtanare tutte le porcate che vorranno continuare a fare.
I nostri assessori non saranno merce di scambio per dire io ti porto 100 voti, 200, io sposto questo, però tu sistemami l'amico. No, i nostri assessori sono delle persone oneste, saranno, che non hanno procedimenti, carichi pendenti, sono assolutamente immacolate, e dei professionisti che devono fare camminare questo comune, devono mettere in righe funzionari che fino ad oggi si sono voltati dall'altra parte e hanno fatto il gioco dei politici che ci hanno ridotto così. Noi presenteremo il nostro programma, che è stato scritto da voi, è stato scritto in questi 2 anni, lo presenteremo a breve, presenteremo tutti i consiglieri, perché tutti ci potrete guardare in faccia, farci le vostre domande e convincerci veramente della bontà delle nostre intenzioni. Adesso passo la parola a Stefano, scusate, mi sono infervorata. Vi ringrazio di essere qui e spero che vogliate continuare a seguirci durante questa lunga e travagliata campagna elettorale, sì, molto travagliata, che sarà molto dura, non soltanto negli incontri che faremo chiaramente in piazza, ma anche nelle nostre riunioni che continuiamo a fare, nei nostri gazebo. Non mi dovete votare perché ho una bella faccia, perché sono un avvocato, perché vi piace il Movimento 5 Stelle, voglio che tutti mi veniate a conoscere e capiate quali sono le mie intenzioni e quello che voglio fare per Augusta. Grazie. Ora capite perché le quote azzurre sono a rischio nel Movimento 5 Stelle. A un certo punto, dopo 2 interventi così, dico va bene ragazzi, ci siamo voluti bene, ci salutiamo. Ma cercherò di fare un piccolo excursus storico per cercare di capire cosa abbiamo fatto nonostante noi non eravamo dentro al comune o comunque sia alla regione, non c'era campagna elettorale. Forse molti di voi non si ricordano che dopo la campagna elettorale delle regionali, chi ha presentato la mozione per salvare il Muscatello dopo la campagna elettorale siamo stati noi. Quindi noi abbiamo continuato a lavorare. Forse molti non sanno, forse molti non sanno che siamo riusciti a far arrivare qualche centinaio di migliaia di euro, perché stavano arrivando, c'erano tutti questi sbarchi, il comune era in difficoltà, l'emendamento per far arrivare dei soldi a questo comune per tirare avanti l'abbiamo fatto arrivare noi, ma ancora non c'era la campagna elettorale. Quindi quando sentite ora in questo momento altri che vi dicono faremo questo, faremo quest'altro, ma prima dove erano? Quelli che ora si nascondono dietro i simboli delle liste civiche, perché con i partiti non si vuole presentare più nessuno, c'è il fuggi-fuggi, nonostante ancora si millanta questo 41% del PD o quant'altro, allora perché non si presentano con la propria faccia, la propria vera faccia? Non lo possono fare? Perché ormai non è più così, perché dentro il PD, non so se state vedendo, soprattutto in Sicilia c'è la transumanza, stanno andando tutti quelli di destra, avete visto quello che è successo ad Agrigento, dove ha vinto uno che era candidato con Forza Italia qualche anno prima. E questo è quello che succede, tutta la vecchia democrazia cristiana, vedi tutto il lato alleanza da parte di Catania, sta passando dentro il PD. Cambiare tutto per non cambiare nulla, siamo gattopardeschi sempre, lo siamo sempre stati. Però noi abbiamo lavorato, i ragazzi hanno lavorato, non erano dentro il Consiglio Comunale, ma se non mi ricordo male hanno presentato la modifica dello statuto di una cosa semplicissima: costituirsi parte civile, dove non vedo qua, nei processi di mafia, nei processi dove la pubblica amministrazione è giustamente parte offesa. E scusate, ma nessuno che durante tutti questi anni di governo dentro il Consiglio Comunale abbia alzato il ditino per dire facciamola questa cosa, che mi sembra ovvio che se tu hai abusato o se tu hai rubato soldi pubblici io mi costituisco parte civile perché li rivoglio, li pretendo. No, questa cosa era utopia. Noi non siamo al Consiglio Comunale, voi lo sapete, io sono di Siracusa città, non siamo riusciti a mettere neanche un consigliere, perché poi è inutile prenderci in giro. Quanti di voi hanno il coraggio di metterci la faccia per esporsi in cose serie come hanno fatto queste ragazze? E questa è la verità. Bravo.
Noi non abbiamo nulla da perdere, la nostra generazione è stata cancellata, quindi che cosa dovremmo perdere più di quello che abbiamo già perso? I ragazzi non sono riusciti a salire al Consiglio Comunale di Siracusa, ma hanno fatto quello che ha detto Scettina. Hanno continuato a puntare i riflettori su un comune che durante la campagna, e su un sindaco che durante la campagna elettorale aveva fatto promesse strabilianti, che quasi quasi pure io lo volevo votare, e a un certo punto, dopo la campagna elettorale, tutto cambia, tutto cambia. C'era la possibilità di costituirsi parte civile nel processo sulle fantassunzioni. Molti di voi forse non sanno che i ragazzi del movimento hanno studiato al di fuori, quindi nel proprio tempo libero e a costo zero, l'attività dei consiglieri comunali già nel 2012. E nel 2012 partì lì, grazie a questa diciamo, segnalazione, a questa inchiesta, poi partirono delle indagini da parte della procura che poi sono scaturite in giudizio di 6 consiglieri comunali e 6 datori di lavoro per le fantassunzioni. Venivano assunti dopo che diventavano consiglieri, una serie di cose particolari, diciamo così, e non sto qui ad elencarvi. Bene, in questo momento il comune di Siracusa non si è costituito parte civile contro questi consiglieri. Era un modo per recuperare soldi, attenzione, non si sicuramente. Non riesci a risanare le casse comunali, questo non ci dobbiamo prendere in giro, però è un segnale forte. Se tu fai qualcosa contro la pubblica amministrazione, io sarò lì e pretenderò i soldi, sia quelli sia i danni d'immagine che abbiamo avuto da parte di determinate azioni politiche allucinanti, a cui tutti sapevamo. Ora è scoppiato il caso Gettonopoli a Siracusa, ma non è scoppiato solo a Siracusa, ad Agrigento, a Messina, ad Acireale ora ne vedete delle belle perché siamo riusciti ad avere dei verbali molto particolari. Ma scusate, chi l'ha fatto scoppiare Gettonopoli? Qualcuno che non apparteneva al sistema dei partiti, perché fanno comunella. E nonostante tutto è un lavoro fatto dai ragazzi, tutti danno i meriti a me, ma i meriti sono dei ragazzi di un gruppo che ha continuato a lavorare, hanno fatto anche delle iniziative per quanto riguarda il verde pubblico, i rifiuti, l'acqua, non si sono fermati, perché vogliono controllare. Se il politico non è controllato, quindi tu lo voti, votate chi volete, potete votare quelli del PD, potete votare quelli di Forza Italia, però almeno controllateli, perché anche è vostra responsabilità. Non è solo un delegare, tieni, ti do il voto e vediamo quello che sai fare, io sto lì, non ti dico niente, se so della cosa storta, allucinante, della mafia dove stai, io mi sto zitto per vedere se tu te ne accorgi da solo. Cioè, ma stiamo scherzando, siamo ragazzi di 35, 40 anni, forse anche di meno alcuni, e cosa pretendete? Che abbiamo il mantello di Superman, arriviamo là e cambiamo tutto senza il vostro aiuto dopo le elezioni, non solo prima, dopo le elezioni, perché ogni volta nelle battaglie quelle più dure uno si gira e poi non trova nessuno, è brutto. Bravo. Non delegate semplici ragazzi, avete visto cosa è successo? Ad esempio a me, appena abbiamo sollevato il caso Gettonopoli, hanno subito scavato sulla mia famiglia cercando di capire cosa c'era dietro di me e se io avevo fatto fare carriera a mia mamma. Effettivamente mia mamma, da quando io sono deputato, ha avuto un aumento di 18 euro di stipendio, quindi potete capire, ha fatto una carriera fulminante. Però fanno così, fanno dossieraggio, cercano di trovare il neo su di te. Perché non hanno niente. Perché non hanno, io non ho nei capelli, figuratevi il neo dove lo devono andare a trovare questi. Giusto? È questo quello contro cui ci scontriamo. E hanno fatto comunella, destra, sinistra, si mettono e cercano e cercano e cercano. Noi da soli non possiamo andare mai da nessuna parte. Se dobbiamo vincere, se riusciamo a vincere, se l'ospedale è rimasto aperto, non è solo per la mozione che è stata votata dentro l'assemblea, guardate che sbagliate, è stata per la pressione morale che anche i ragazzi sono riusciti a fare, andando dai deputati che dovevano votare là del Siracusano con la telecamera a chiedergli tu cosa voterai. Li hanno messi con le spalle al muro e quindi dovevano essere presenti, perché spesso quell'assemblea c'è il deserto, perché se c'è il gettone vengono tutti, se c'è lo stipendio non viene nessuno, sono due facce della stessa medaglia. Dobbiamo tornare ad avere coraggio delle nostre azioni,
A voi vi è stata messa una macchia bruttissima di un comune sciolto per mafia, forse per 2, 3, 4 persone. È una macchia indelebile, perché agli occhi degli altri sarete sempre quelli, sarete sempre mafiosi, solo per pochi, e possibilmente non si costituirà nessuno parte civile per questo danno di immagine allucinante che avete. Si sono costituiti. Ah, si sono costituiti, grazie. Volevo ricordare, approfitto, che si sono costituiti perché noi gliel'abbiamo chiesto al comune. Costituitevi, è una vergogna!